Benvenuti, diamo inizio ai nostri lavori di questo ottavo convegno del Centro Studi Machiavelli, l'ultimo dell'anno. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo, non era facile, ma siamo contenti. L'argomento del giorno, il titolo è quanto mai impegnativo, la rete non è di sinistra, con il D messo volutamente tra parentesi. È un tema quanto mai importante, visto che tra pochi mesi saremo impegnati nelle elezioni politiche, ragionevolmente a marzo, salvo che i simpatici amici del PD non facciano di tutto per rimandarlo a data da destinarsi, magari dichiarando guerra a San Marino o al Vaticano, così le Camere vanno in prorogazio, ma speriamo di no. L'argomento è quanto mai di attualità perché il centrodestra si pone una sfida elettorale importante e anche la comunicazione in rete dovrà avere una sua importanza. Ricordo a tutti quanto Obama prima, ma soprattutto Donald Trump poi, hanno utilizzato la rete per dialogare direttamente con gli elettori e bypassare anche altri mezzi di comunicazione che erano, nel caso di Trump in particolare, particolarmente avversi e negativi come tipo di comunicazione. Trump, da un sapiente utilizzo di Twitter, dicendo banalmente: io ho 38 milioni di follower, sono in grado di dialogare direttamente con voi e ho meno bisogno, non che non ne abbia bisogno, meno bisogno di utilizzare i media tradizionali. Media tradizionali che Donald Trump ha saputo ben piegare a rendere se stesso noto e quindi non ha mai perso occasione per far sì di essere presente su questi media, perché l'importante era parlare, anche se negativamente di lui, ma l'importante era parlarne. Quindi questo è l'argomento del giorno, abbiamo qua degli esperti che ci daranno la loro visione su cosa può fare il centrodestra nella comunicazione in rete, cosa il centrodestra è già presente, già comunica, già fa tanto, ma cosa possiamo fare in più e meglio nella prossima campagna elettorale e in genere nella comunicazione in rete nel futuro. Quindi passo la parola a Daniele Scalea che darà il suo saluto di introduzione a nome del Centro Studi Machiavelli. Daniele.